Io ho selezionato alcuni testi di Polibio in lingua originale. In alcuni li fornirò io della traduzione cercando di lavorare come se fossimo in classe, cioè facendo costruzione, analisi, traduzione e commento. Altri invece ve li lascerò da tradurre come esercizio in vista della preparazione per la seconda prova. Partiamo adesso con il proemio. Nell'apertura delle sue storie, Polibio esalta lo studio della storia, molto spesso gli storici lo fanno. Lui in realtà utilizza la forma della preterizione, quella forma retorica che permette di dire, di esprimere un concetto fingendo di volerlo saltare. Mette in evidenza la valenza formativa che ha la storia, soprattutto per l'uomo politico, ma accanto a questo scopo ce n'è un altro, quello etico. La conoscenza delle sventure capitate agli altri, sia in termini di altri popoli che in termini di altre generazioni, insegna ad affrontare i problemi, insegna a sopportare nobilmente le avversità. Poi l'autore passa a sottolineare il carattere eccezionale del tema che ha scelto, il dominio di Roma su un oikumene, cioè su tutta la terra abitata e civilizzata, che rende adesso possibile e necessaria una storiografia universale, cattoliché, l'unica che possa essere in grado di spiegare il complesso reticolo dei fatti. Comincio la traduzione. Eimen tois anagraphusi proemon tas praxeis, synebei paranenefsai, ton epainon uber autes tes historias, Anankaion en isos to protaepestai, pantas prosten aeresin, kai paradoken ton toiuton hyponematon, dia to medemian et to emotean einai tois antroiposin, diorcesin, tes epistemes, ton progegimenon praxeon. Se a coloro che hanno scritto prima di noi, tas praxeis, le imprese, letteralmente, qui si intende proprio le imprese di storia, i fatti. Synebene, fosse accaduto di trascurare ton epainon, l'elogio della stessa storia, isos ugualmente anankaion è l'apodosi del periodo ipotetico. Sarebbe necessario il to articolo sostantiva l'infinito, invitare tutti, prosten aeresin kai paradoken, alla scelta e alla frequentazione, genitivo, tonto iuton, di questo tipo di opere. Hyponematon, hyponema è proprio un'opera che serve a far memoria, a lasciare un ricordo. Segue una causale costruita con dia più l'infinito, poiché tome demian einai diorcesin et aemotean, poiché non c'è un insegnamento diorcesin, uno strumento educativo. E toimotean, comparativo di maggioranza, più efficace per gli uomini, tes, il genitivo, fa da secondo termine di paragone, tes epistemes, della conoscenza, ton praxeon pro gegenelmenon, delle vicende trascorse prima, dei fatti avvenuti in passato. Participio sostantivato dall'articolo ton che accompagna anche praxeon. Epei utines, ma poiché non alcuni, udei piposon, e neanche per qualche volta, potremmo intendere non saltuariamente, alla pantes, ma tutti, che grentai tutto anche caetelei, si sono serviti
questo, cioè di questo argomento oppure di questo mezzo educativo, all'inizio e alla fine, fas contes, participio, dichiarando la legge infinitiva, einai paideian alezi notaten, cae gymnasias, che è l'educazione più veritiera e l'esercizio più efficace per l'azione politica. Gymnasian deve dare proprio l'idea dell'allenamento, no? Dell'addestramento che si fa giorno per giorno attraverso l'apprendimento. Ten mazesin, l'apprendimento, ectes historias, è un complemento di origine, letteralmente è dalla storia, cioè quello derivante dalla storia. Cari monen ten hypomnemesin ton anglotrion peripeteion, e che l'unico, insomma, ricordo delle vicissitudini altrui, sottinteso il verbo essere, è didascamon, è il maestro, cioè è la guida, è l'insegnamento di che cosa? Tu dynastai, del fatto che si può, l'articolo sostantivo e il verbo, upoferin gennaios, sopportare nobilmente, tas metabolaste stuces, il cambiamento, le vicissitudini, meglio ancora, della sorte. Terzo paragrafo. Devon, sottinteso esti. È chiaro, introduce la dichiarativa, os udenimen andoxai catechein, periton caloscai ponlois eremeninum tautologei. Quindi è chiaro che udenì a nessuno, catechein doxai, potrà sembrare conveniente tautologein, ripetere le stesse cose. Periton introduce il complemento di argomento su narrazioni già ben trattate da molti, e chi sta emin, e meno ancora a me. Qui il noi ovviamente va inteso al singolare. È qui che viene introdotta la preterizione, cioè Polibio ci sta esaltando il valore della storia come principio educativo. E nel momento stesso in cui fa questa operazione ci dice: sono cose che hanno già detto gli altri. Evidente che a nessuno, e tantomeno a me, potrà sembrare conveniente ripetere le stesse cose su argomenti che altri hanno già detto. Però sta per aggiungerci: siamo in una situazione eccezionale e quindi vale la pena di soffermarsi un altro. Un attimo, riprendo dal paragrafo 4. Autogar to paradoxon ton praxeon hyper on pro eremitza graphein i canon esti pro calesastai kai paromesai panta kai neon kai presbyteron kai prosten eutexin desperat materias. Gar, in questo caso più che un infatti è come se fosse un d'altro canto e ancora c'è cioè valore aggiuntivo. Auto to paradoxon ton praxeon, la stessa eccezionalità degli avvenimenti, hyper on, complemento d'argomento, sui quali pro eremitza graphein, vedete che continua ad usare come soggetto sottinteso il noi, ma va inteso al singolare, sta parlando di se stesso, pro aeremitza, aereo. Quindi, hyperon, riguardo ai quali io ho scelto graphein di scrivere, i canon esti è già sufficiente a far cosa, seguono gli infiniti, pro calesastai kai paromesai, a richiamare e a invitare panta tutti quanti, chi
chiunque, può essere inteso anche come indefinito, kai neon, sia giovane, kai presbyteron, sia adulto, letteralmente un po' più vecchio, ma rispetto al giovane è l'adulto, a fa che cosa? Prosten eutexin tes pragmateias, all'avvicinamento, letteralmente, cioè ad avvicinarsi, ad accostarsi a questa impresa. In paragrafo 5 viene una interrogativa di tipo retorico. Tis gar uto sui parche fauros erasmos anthropos, os ucan vuvot gnonain pos antini genei politeias equipratezentas quedon apantatacata ten oikumenen uc homoris pentecota caetrisinetesin ipomian arcen epesi ten romaion o proteron, uc euresi tegigonos. Tis de pari nutus et pazes prostiton annon seamaton, emat sematon os pruageiteron anti poiesa ito teste tesse imperias. Tis, chi? Gar uparche, qui uparche usato come sinonimo del verbo essere. Quindi, chi? Potrebbe essere così Phalos, stupido, e razimos, o superficiale, antropon, tra gli uomini, la relativa che segue, os, è una relativa consecutiva. Quindi, che, oppure, da non, an vumorito, gnonai, da non voler sapere, pos, come, caetini genei politeias, epicratezentas, che don apanta, o da quale tipo di stato fu dominato, quasi tutto il mondo abitato, apanta tacata ten oikumenen. Quel oikumenen, lo riconoscete che viene da oikeo, indica la terra abitata, il mondo civilizzato. Uc homois etesin, in non meno di pentecota caetrisin, etesin, 53 anni. Epese da Pipto cadde, Ipomian arcen, sotto unico potere, ten ormaion, quello dei Romani. O, cosa che, fatto che, uc euriscetai proteron gegonos, che non si trova prima avvenuto, come traduzione letterale, cioè un fatto che non si trova mai accaduto in precedenza. Riprendiamo l'interrogativa. Tis de pari nutos et pazes prostiton annon seamaton e matsematos os introdurrà una seconda relativa con valore consecutivo. Quindi chi potrebbe ancora essere così affascinato da qualche altro spettacolo, seamaton dal verbo zeao, che è proprio il verbo del guardare lo spettacolo, e matsematon o da qualche altro problema, os da ritenerlo, oppure in forma esplicita, che lo ritenga più utile di una tale conoscenza. In quest'ultima relativa il verbo poieo è usato come verbo di stima, quindi an poiesato diventa da valutare, da ritenere, con il comparativo pruargeiteron, più utile tes empeirias, tes de tes imperias, genitivo secondo termine di paragone, di questa conoscenza, di questo apprendimento.